è finita 3-0, Tonno Calipo espugna il Palapanini. Thibaut Rossard MVP della gara, complimenti Thibaut, che partita è stata. Nel frattempo ci sono i tuoi compagni che ti fanno i complimenti. Grazie mille, sì, abbiamo fatto una bella partita, siamo felici di vincere qui a Modena, è molto difficile di vincere qui, lo sappiamo. Penso che specialmente abbiamo giocato bene sulla battuta di sezione, che abbiamo fatto buone battute e abbiamo messo la pressione a Modena tutta la partita. Senti Thibaut, siete stati la rivelazione di questo campionato, state diventando sempre di più una grande realtà. Qual è il segreto di questa squadra? Penso che primo è tutta la squadra che giochiamo molto bene. E, no, penso che il segreto è di ritornare lunedì per lavorare a vivo e a migliorare tutti i settori di gioco. E è solo così che possiamo continuare a tenere questo livello ogni settimana. Grazie mille, ancora complimenti a Thibaut Rossard. Allora abbiamo coach Baldovin per Vibo. Allora coach, avevamo parlato nelle pregara, avevamo detto sarà una partita importante, comunque finisca, perché poteva essere da un certo punto di vista decisiva per Modena, decisiva per Vibo. Vibo si conferma una squadra di alto livello. Beh, insomma, è una partita dove abbiamo giocato una buona pallavolo sicuramente. A differenza del solito, oggi abbiamo battuto molto bene, cioè nel senso che siamo riusciti a fare anche diversi ace, cosa che non ci riesce sempre così facilmente. Credo che abbiamo espresso una bella pallavolo, abbiamo difeso tanti palle, insomma abbiamo dato pressione a Modena, che era un po' quello che ricercavamo all'inizio della gara. Adesso si guarda subito avanti, c'è sfide continue, si guarda subito alla prossima gara, come la preparerai? La prossima è con Milano, una partita difficile, un'altra squadra molto forte, ben cercheremo di prepararla al meglio, ma come dico sempre, cercando soprattutto di guardare in casa nostra e di continuare a oliare bene le nostre armi. Senti coach, un'ultima domanda, in questo momento così delicato a livello Covid, com'è dirigere una squadra, fare l'allenatore, le difficoltà che ci sono e come riesce ad incanalare tutte le energie dei giocatori? Beh, diciamo che questa domanda dovresti rivolgere ai miei colleghi, perché per il momento, facendo tutti i debiti scongiuri, noi non siamo stati toccati. Sì, da... naturalmente. Però, naturalmente. Sì, però chiaramente insomma è una cosa che è un po' come la spada di Damocle sopra la testa, e abbiamo sempre cercato di responsabilizzare i nostri giocatori su comportamenti chiaramente opportuni. Che dire, insomma, è chiaro che sappiamo che potremo andare incontro a questa situazione, chiaramente speriamo di no, e dovremo anche lì cercare di trovare le strategie adatte. Grazie mille coach Valerio Baldovin. Complimenti. Allora noi siamo in chiusura dal Palapanini, la Tonno Calibro Calabria. Vibo Valente si impone 3-0 qui in quel di Modena. Dalle Palapanine tutto, buona pallavolo a tutti.
per dire.